Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Siamo al secondo webinar di Cambiaventi, l'emergenza climatica e noi, una serie di webinar dedicati all'emergenza climatica sul pianeta e in Friuli Venezia Giulia. Questa sera abbiamo come ospiti Florence Colleoni, che è glaciologa dell'OGS, l'Istituto di Oceanografia. Poi abbiamo Sal Ciriaco dell'Area Marina di Miramare. Ecco, darò subito la parola a loro e vi ricordo che questi appuntamenti poi vengono registrati e li condividiamo poi sul nostro canale YouTube, il canale YouTube del Museo dell'Avora, e fanno parte di una serie di materiali che possono essere utili per gli studenti, per i giovani, che potranno mettere a frutto questi contenuti per ispirarsi, creare, scrivere, testimoniare sul clima di una volta, coinvolgendo magari i propri genitori, i propri parenti, i propri amici, ma anche ispirandosi per scrivere, per produrre qualcosa di creativo, per suggerire delle buone pratiche. Ecco, nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa per l'ambiente. Ecco, i problemi sono enormi davanti a noi, sono grandi, insomma, sono importanti per il pianeta. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo. Ringrazio subito l'Area Marina e l'OGS perché sono stati dei partner preziosi per questo progetto. Ecco. Benissimo, io direi che possiamo dare la parola prima di tutto a Saul Ciriaco. Quindi il tema è cosa succede nel mare. Saul Ciriaco ci parlerà un po' della situazione un po' storica, la situazione storica anche del nostro Golfo, un po' come sono cambiate le cose. Mentre dall'altra parte abbiamo Florence Colleoni che ci parlerà anche di un aspetto, come dire, drammatico, che è quello, come dire, dell'innalzamento delle acque, no? Che è qualcosa che succederà e al quale dobbiamo in qualche modo prepararci. Ecco, io non mi dilungo troppo perché preferisco dare la parola a voi che siete più preparati e più bravi. Ecco, quindi diamo la parola a Saul Ciriaco, benvenuto e grazie a tutti per essere qui con noi. Grazie Rino intanto dell'invito, ovviamente anche per l'organizzazione del webinar. Nella preparazione, diciamo, dei miei contenuti ho tenuto conto un po' come dire, di quello che è il mio sentimento rispetto ai cambiamenti climatici, un po' quello che doveva essere anche il target a cui dobbiamo necessariamente rivolgerci. Una delle cose che mi sono chiesto è come ognuno di noi interpreti il cambiamento climatico, come ognuno di noi lo veda, e in fondo anche in maniera un po' critica nei confronti miei, ma anche di chi come me svolge questo tipo di ruolo, quindi quello di divulgare i temi legati al mare. Mi sono posto il problema di come noi comunichiamo solitamente il problema dei cambiamenti climatici verso l'esterno e se questo sia o meno il modo giusto per raccontarlo. Ammesso che esista un modo giusto per raccontarlo, perché poi anche quello potrebbe essere un problema. Quindi nella mia presentazione, come dire, inizialmente vado a condividere, come dire, il mio schermo, così diventa. Allora, mi confermi che vedete? Sì, tutto ok. Ok, perfetto. Nella mia idea appunto di presentare alcuni spunti che possono essere utili nella discussione che poi andremo a fare oggi, ma che anche insomma sarà poi la discussione del libro virtuale di cui avevamo parlato, mi sono posto il quesito di come vedono gli altri il mare, perché solitamente siamo abituati a pensare al mare sempre dalla superficie, da sopra e quasi mai da sotto. E così mi ero interrogato se fosse meglio mostrarvi qualche foto subacquea di cambiamento, così come lo vedo io, come lo vedono i colleghi durante le nostre attività di monitoraggio, se mostrarvi qualcosa di rassicurante, come questa immagine sotto il castello, dove, si vede molto bene la presenza comunque dei pesci, la presenza di una componente algale, diciamo, abbastanza florida, la presenza di organismi come spugne, ascidie, coloniali, insomma, organismi vari che troviamo normalmente. Oppure se rappresentarvi un mare come quello che stiamo raccontando negli ultimi anni, spesso come area marina, cioè come un mare gelatinoso, quindi pieno di tenofori, sempre nello stesso posto, sempre sotto il castello. E chiaramente questo è un quesito che dobbiamo porci, perché è una questione essere allarmistici, è una questione essere realistici nella comunicazione che andiamo a fare. E anche nell'uso dei termini cambiamento climatico piuttosto che emergenza climatica, ovviamente c'è stata un'evoluzione nell'utilizzo della terminologia. Questa evoluzione, tuttavia, non è un'evoluzione scevra da contenuti, è un'evoluzione che nasce
dall'emergenza che effettivamente sta acuendosi, quindi dalla presenza sempre più di segnali, se vogliamo, negativi o se vogliamo sempre più chiari, se non vogliamo essere allarmistici, nel fatto che qualcosa sta cambiando. Adesso cosa esattamente stia cambiando, come stia cambiando, sopra o sotto l'acqua, se questo sia addebitabile esclusivamente all'azione dell'uomo o se l'uomo sia una concausa di questi problemi, è ovviamente oggetto della nostra discussione, anche se è ormai incontrovertibile, direi dal punto di vista scientifico, che l'apporto umano all'emergenza climatica o al cambiamento climatico, chiamatelo come volete, è una cosa ormai acclarata, quindi ormai anche a livello scientifico non c'è assolutamente alcun dubbio. Quando la Commissione europea, quando il Consiglio d'Europa parla di cambiamento climatico, la prima cosa che mette in evidenza nelle infografiche rilasciate non più tardi di qualche mese fa, immediatamente, è la drammaticità del cambiamento climatico su due aspetti fondamentali. Uno è la vita e la seconda è la parte, diciamo, economica, la parte del denaro. Infatti la prima delle infografiche è quella che evidenzia come diciamo, il cambiamento climatico abbia un costo in termini di vite umane e di denaro. Perché? Perché negli ultimi 40 anni, ovviamente, la media dell'aumento della temperatura è aumentata in maniera spropositata, esacerbando cosa? Tutti quei fenomeni e quegli eventi estremi lungo tutto il continente che hanno conseguenze sulle nostre vite. Questa parte economica, so che non sarà una novità per nessuno di quelli che partecipa al nostro webinar, ma spero che lo sia per gli altri che lo vedranno successivamente, è l'entità di questi cambiamenti e dove si concentrano questi cambiamenti. Ecco, negli ultimi 40 anni siamo a 420 miliardi diciamo, di danno causato dai cambiamenti climatici. È una cifra spropositata e se guardiamo la mappa sulla destra, come anche specificato dal testo, la maggior parte del costo è ovviamente addebitabile a paesi come l'Italia. Non è secondario, anche per l'Italia, la parte quindi sia economica che diciamo, di impatto in generale. L'impatto di questo riscaldamento, ovviamente, è ormai incontrovertibile, quindi ormai lo sappiamo tutti. In particolare sono ben evidenti nella parte aerea, diciamo, del nostro sistema, compreso quello europeo, evidentemente, quindi è molto evidente, come dire, l'aumentare, delle precipitazioni, per esempio. Un po' meno evidenti sono gli effetti che noi vediamo sotto il livello dell'acqua. Perché sono meno evidenti? Sono meno evidenti perché meno gente mette la testa sott'acqua di quanta ovviamente respira e quindi viva sopra. E quindi il mio compito è quello un po' di accompagnarvi in alcuni di questi elementi. Come dire, la pericolosità e anche l'entità di questi rischi, l'entità di questi danni, però non ci deve far perdere in assoluto la speranza, perché comunque l'azione umana, e questo viene ben evidenziato, può comunque cambiare il corso degli eventi. Si dice infatti che una riduzione rapida e su vasta scala delle emissioni può limitare i cambiamenti climatici, ma soprattutto può limitare gli effetti di questi cambiamenti climatici. Ed è su questo che punta in particolare la Commissione europea, ma non soltanto, con per esempio i piani di resilienza, parola che tornerà probabilmente non solo nella mia presentazione, ma in quella anche di Florence e probabilmente nella discussione anche successiva a questa presentazione. Ma cosa succede, diciamo, nel mare o al mare, intendendo cosa succede al mare? Possiamo capire cosa succede al mare e cosa succede nel mare, e questo è un primo elemento che vi do, diciamo, di riflessione, soltanto se noi guardiamo continuamente nel mare. Cioè, notare il cambiamento, sembrerà stupido dirlo perché sembra una cosa abbastanza banale, il cambiamento si può notare se noi guardiamo almeno due stati delle cose, un prima e un dopo. Allora, perché è importante l'attività di monitoraggio come quella che svolgiamo noi, perché come quella che svolgono anche milioni di altri colleghi? È importante perché nella raccolta del dato storico e nella raccolta del dato continuo c'è l'evidenza di questo cambiamento. Questo non vuol dire che questo ci dia la possibilità ovviamente di interpretare immediatamente le cause o i rapporti, diciamo, di causa-effetto che ci sono tra un elemento e l'altro, però se non altro riusciamo a registrare
l'esistenza del cambiamento. Nella foto che metto, che nelle tre foto che vi ho messo in evidenza, c'è la situazione del Golfo di Trieste, sempre per contestualizzarci alla nostra, al nostro ambiente, e quello che succedeva fino al 2010 a sinistra, quindi una situazione in cui le praterie, per esempio, erano estremamente diffuse, le praterie di fanerogame marine, la situazione nel 2015 in cui le praterie hanno iniziato a scomparire dal Golfo di Trieste e diciamo a aumentare in maniera spropositata il numero delle pinne nobilis, per esempio, che sono uno degli elementi di cui parlerò anche dopo, e la situazione attuale nella quale le pinne nobilis si ritrovano in una situazione di grave crisi, ma per contro in alcune zone stanno riprendendo la presenza delle fanerogame marine. Adesso in questo non c'è nessun rapporto di causalità e non c'è nessun legame tra questi eventi. Sono semplicemente momenti diversi delle attività di monitoraggio che vanno accompagnate da attività ulteriori di indagine che evidenzino il perché ci siano stati questi cambiamenti. Quindi se il mare sia diventato più sedimentato, se ci sia meno luce, se ci sia meno nutriente, se c'è presenza di patogeni diversi. Quindi tutto questo è da indagare. Se questo è in qualche modo relazionato o enfatizzato dalla presenza, per esempio, di una temperatura media del mare più elevato, tutto questo è ovviamente ancora da motivare. Nel nostro mare succede anche altro, succede che, sempre per guardare al passato, organismi che sono entrati dalle nostre parti a sinistra e che erano presenti fino al 2010, adesso continuano ad essere presenti, sono arrivati come specie aliene, si sono ormai, diciamo, naturalizzati, quindi li troviamo con grande frequenza, e l'ingresso invece di nuove specie, specie che arrivano da altri mari per motivi vari, tra cui anche l'impatto antropico, quindi le ballast water, quindi le acque di zavorra, piuttosto che la fuoriuscita da acquario o da altro, oppure fenomeni legati alla meridionalizzazione, cioè l'ingresso di specie più calde, che comunque sono presenti in ogni caso nel nostro Mediterraneo, ma che magari possono arrivare fino alle nostre latitudini dove prima non c'erano. Quindi quello che possiamo dire sicuramente, e non lo diciamo nel 2021 come se fosse una novità, lo aveva già evidenziato Paoli nel 2009, il mare cambia, cioè il mare è in continua evoluzione come tutti i sistemi ecologici, quindi vive una sua evoluzione. Questa evoluzione ha dei propellenti, degli elementi che aiutano a spostarsi da una parte piuttosto che all'altra. Elementi che possono essere la pesca, i cambiamenti climatici, la modifica degli habitat naturale o indotta dall'uomo attraverso le opere, per esempio, di modifica delle linee di costa, il cambio di apporto di nutrienti dei fiumi e molti altri sono gli elementi che influenzano in qualche maniera l'evoluzione del nostro mare. Quindi, per certo, quello che possiamo dire è che il nostro mare si evolve con un insieme di cause di cui il cambiamento climatico però è uno degli elementi. Cambiamento climatico che in sé è un elemento autonomo, ma è anche un elemento enfatizzato dall'azione umana, quindi dai gas serra nella fattispecie. Ed ecco così che andiamo a vedere in che cosa si sostanzia questa emergenza climatica dalle nostre parti, perché è evidente che, come dicevo, i cambiamenti sono nell'ordine naturale delle cose, però alcuni segnali invece sono strettamente legati al cambiamento climatico e sono particolarmente, diciamo, particolarmente evidenti nel momento in cui ci ritroviamo in una situazione come quella rappresentata nella mappa di adesso, quindi nel Golfo di Trieste, nell'Alto Adriatico. Perché? Perché ci troviamo in un bacino estremo, un cul-de-sac nel quale quindi il movimento delle correnti è limitato, ci ritroviamo con una batimetrica estremamente limitata, quindi il massimo del fondale nel Golfo di Trieste è di 20 metri, 21 metri, diciamo, 20, qualcuno dice anche 22, insomma, in qualche caso, però diciamo una profondità sicuramente limitata. Una quantità di acqua interna importante, come quella della laguna, apporto di grandi fiumi che sicuramente hanno un'influenza anche sul nostro bacino. Quindi la nostra è una situazione già estrema di per sé,
a cui si aggiunge anche una condizione, per esempio, del cambio di marea estremamente, estremamente elevato, una condizione che è particolare e che vediamo soltanto analoga nel Golfo di Gabes in Tunisia. Un'escursione di marea di 1,5 metri e anche più nelle condizioni, diciamo, straordinarie, è sicuramente un elemento importante su una costa bassa come può essere quella nostra, è fortemente antropizzata, quindi fortemente caratterizzata dalla presenza umana. Quindi di questo probabilmente ci parlerà Florence dopo nel suo intervento. Diciamo, se volessimo andare a elencare i principali effetti di questa emergenza climatica, dovremmo inserire sicuramente l'acidificazione degli oceani, l'aumento del livello medio dell'acqua. L'enfasi, diciamo, che a questi aumenti, compresa quella dell'escursione di marea, viene data dalla subsidenza, quindi dall'abbassamento, diciamo, del suolo, l'aumento dell'escursione di marea e del livello di alta marea, la presenza del cuneo salino, che, come dicevo, in condizioni come le nostre, di presenza di lagune e anche di fiumi, è particolarmente importante. La presenza e l'acuirsi, il rendersi più frequenti degli eventi meteorologici estremi. L'aumento della temperatura media, forse uno degli aspetti più, diciamo, interessanti che toccheremo dopo, e anche uno di quelli, diciamo, che ci rende più evidenti questa emergenza, la presenza dei picchi di calore, che sembrano, come dire, una delle motivazioni per cui i negazionisti molto spesso hanno, come dire, apostrofato ridendo l'emergenza climatica o il cambiamento climatico, no? La presenza di giornate o di periodi nei quali, a dispetto del freddo, magari in inverno c'erano grandi giornate di temperatura alta. Invece, come vedremo, i picchi di calore sono uno degli elementi dal punto di vista degli habitat più interessanti anche da analizzare. La variazione che tutto questo comporta nel regime delle correnti, la presenza di ipossie o anossie di fondo, anche superficiali, e il cambiamento dei regimi fluviali. Questi, diciamo, sono, volendo essere proprio didascalici, alcuni dei principali sintomi o delle principali evidenze che andiamo a trovare. Ed ecco che, come dire, manifestiamo immediatamente quello che vediamo in acqua e come l'emergenza climatica, si manifesti nel nostro sistema marino. Questo è un esempio proprio immediato e neanche troppo lontano nel passato. In febbraio del 2019, durante un'attività di monitoraggio nell'ambito di un progetto che stiamo seguendo di restauro delle cistoseire, stavamo cercando disperatamente individui, quindi talli fertili, di questa alga bruna. Questa alga bruna, lo vedete a sinistra, in condizioni normali si riproduce nel periodo di maggio, dalle nostre latitudini, e quindi l'anno precedente ci eravamo sforzati da giugno a luglio, di maggio, giugno e luglio, di cercare apici fertili che ci consentissero di effettuare il lavoro di restauro ambientale che volevamo fare. Gli apici fertili sono quelli che vedete qui in basso, diciamo a destra della foto, in condizioni normali. E quello che è successo in maniera straordinaria è che durante un'attività di monitoraggio invernale, quindi a febbraio del 2019, per un fenomeno che abbiamo poi, che siamo riusciti a identificare come un fenomeno di ondata di calore, grazie ai dati registrati proprio dalla Boa Mambo, dell'OGS, fuori da Miramare, abbiamo notato la presenza di apici fertili, di ricettacoli con apici fertili, di ben 3 mesi anticipata rispetto alla stagione normale. Quindi il fenomeno del riscaldamento ha causato lo spostamento del periodo riproduttivo di questa alga, causando, diciamo, un cambiamento radicale nel periodo riproduttivo di questa alga, che abbiamo scoperto poi nel 2020 e 2021, ormai riprodursi normalmente nel periodo di febbraio-marzo invece che nel periodo di maggio, quindi creando un vero e proprio shift del periodo riproduttivo. Questa cosa non è banale, non ha, come dire, dei riflessi secondari irrilevanti, perché, come è evidente, per esempio, nel caso delle alghe, l'habitus, cioè il modo con il quale l'alga si presenta in inverno, quindi spoglia, con la presenza di questi ricettacoli fertili immediatamente visibili, rende particolarmente, diciamo, facilmente aggredibile
la nostra alga da parte degli erbivori. Quindi, oltre ad aver causato lo spostamento, diciamo, del periodo riproduttivo, la stiamo anche esponendo in maniera straordinaria, ancor più a un fenomeno di predazione che è quello, per esempio, degli erbivori. Oltre a questo, anche la sua efficacia riproduttiva si abbassa, perché, come vedete bene dalle due immagini che abbiamo selezionato, anche la dimensione stessa dei ricettacoli in realtà è più piccola, quindi anche la sua, diciamo, efficacia riproduttiva è probabilmente più bassa. Quindi questa presenza dei picchi di calore, di caldo, straordinario in un periodo che dovrebbe in realtà essere freddo, quindi questa cosa che potremmo riassumere con non ci sono più le mezze stagioni di una volta, in realtà ha un riflesso ambientale notevole, perlomeno per quello che riguarda quest'alga bruna in particolare. Un altro elemento importante che andiamo a segnalare è la presenza, sempre nel Golfo di Trieste, di fenomeni legati all'aumento delle temperature, che sono ben visibili nelle barriere, diciamo, tropicali e anche in altri luoghi, e che stanno prendendo sempre più piede anche nel Golfo di Trieste. Ed è il cosiddetto fenomeno del bleaching, cioè dello sbiancamento. A sinistra notate una colonia di cladocora cespitosa, cosiddetta madrepora cuscino. Si tratta, diciamo, di un elemento piuttosto importante dei nostri reef, delle nostre scogliere, che inizia a presentare qualche segno, vedete, li ho segnati in rosso, piccolo di sbiancamento, ma in condizioni estive particolari, vedete, nella foto a destra, presenta uno sbiancamento pressoché totale, con in pratica la morte della colonia e il disgregamento poi dei coralliti. Ecco, lo sbiancamento dei coralli è una situazione straordinaria, quindi è una situazione che si può verificare in condizioni di aumento di temperatura particolari e che solitamente non era un evento costante delle nostre estati. Ecco, da un documento dell'UNEP, si evidenzia come alla fine, sia nei mari tropicali che anche nel Mediterraneo, lo sbiancamento dei coralli è destinato a diventare un evento probabilmente annuale, al più tardi nel 2045, ma le previsioni, diciamo, peggiori prevedono che possa ripetersi già dal 2034. Quindi, da questo punto di vista, non possiamo più sottacere al problema, non possiamo dire se accadrà il fenomeno dello sbiancamento. Il nostro problema è capire quando accadrà e quando diventerà una condizione normale. Una condizione che non è solo dei coralli, cioè l'aumento della temperatura, che forse lo dicevo all'inizio, uno degli elementi più facili da interpretare. È sufficiente un computer subacqueo come quello che vi ho messo a sinistra, che tengo in mano durante un'immersione questo agosto. Leggete la temperatura sul mio computer, sono 27 gradi, quindi una temperatura in mare sicuramente alta. Siamo a 5,7 m, 5,8 m di profondità, e quello che vedete è un fenomeno non di sbiancamento di coralli, ma di sbiancamento di spugne. Si tratta di spugne nere, in generale sono queste quelle maggiormente colpite. Ho messo in verde le spugne nere ancora non colpite dal fenomeno dello sbiancamento, che è dovuto alla presenza di solfobatteri, quindi alla presenza di una infezione che comunque prende il sopravvento e finisce per disgregare completamente la spugna, quindi abbattendo completamente una delle componenti, se volete, ambientali più interessanti, ma anche dal punto di vista del paesaggio, dal punto di vista estetico, perché quando si parla di problemi legati all'economia fuori dall'acqua, tendiamo a pensare al paesaggio come uno degli elementi più importanti. Anche sott'acqua il paesaggio ha le sue componenti, e le componenti del paesaggio delle scogliere sono legate ai costruttori della scogliera, quindi alle spugne, alle ascidie e ovviamente anche alla componente dei pesci, che sono forse una delle componenti esteticamente più apprezzabili e più facilmente apprezzabili. Ma in realtà il paesaggio subacqueo è composto dalle alghe come anche dalle spugne che lo compongono.
L'elemento che dicevo sicuramente continua ad essere il principale elemento di facile discrimine è quello della temperatura, quello che causa il fatto che nel nostro mare, in particolare nell'Alto Adriatico, gli inverni non consentano più alle nostre latitudini di scendere con frequenza al di sotto dei 10 gradi di temperatura. Io sono sulla soglia dei 51 anni ormai, fatti da poco, e i primi anni che ero a Trieste, che ho lavorato a Miramare, ricordo con terrore i primi inverni in cui andavo in acqua, in cui le temperature con grande diciamo, frequenza, ma soprattutto per quasi tutto il periodo invernale, erano costantemente al di sotto dei 10 gradi. Ecco, questa è una situazione che noi ormai non viviamo praticamente più. Nel 2019 credo che non sia mai successo durante l'inverno di registrare una temperatura al di sotto dei 10 gradi in acqua. Ecco, questo causa il fatto che alcuni individui, alcuni organismi, come il caso della donzella, che vediamo ritratta in figura, una specie tipicissima del Mediterraneo, è frequentemente diciamo presente fino al mare sloveno, ma fino al 2010 non presente a Miramare. Dal 2010 ha iniziato ad essere una presenza sporadica a Miramare e poi a riprodursi, perché ovviamente le condizioni anche invernali erano sufficienti per consentire la riproduzione, e adesso è un popolamento stabile che troviamo sia in Bagno Ducale, per esempio, che anche nella zona sotto il castello, quindi ormai è diventato una presenza comune. In questo caso parliamo di meridionalizzazione, quindi organismi che vengono, diciamo, dal sud del Mediterraneo e riescono a sopravvivere al nord, grazie proprio al cambiamento di temperatura. Cambiamento di temperatura medio, ovviamente, al fatto che le temperature non scendano mai al di sotto di un certo livello. Specie ovviamente che vengono dal sud del Mediterraneo, ma anche specie che vengono da altri luoghi, che introducono un altro tema, che è quello del rischio che queste specie riescano a naturalizzarsi, come è stato il caso di alcune specie come quella che ho mostrato prima, il nudibranco che ho mostrato prima, ma anche ci introducono il tema dell'attività dell'uomo con le imbarcazioni, con i traffici marittimi, con l'acquariologia, con un certo tipo, diciamo, di approccio al mare spensierato, per il quale comunque è possibile prendere specie da una parte e portarle da un'altra parte perché magari commercialmente può essere utile introdurre una nuova specie. Ecco, agire con troppa leggerezza su questi aspetti rischia di enfatizzare in condizioni particolari come quelle che stiamo vivendo fenomeni legati all'emergenza climatica, e quindi rischia di introdurre specie che alla fine si adattano proprio grazie all'aumento della temperatura o alle condizioni magari particolari nelle quali ci troviamo adesso. E non è solo il caso del sergente maggiore che vi ho mostrato nella slide precedente. Qui vi ho messo solo alcune delle specie che negli ultimi anni abbiamo registrato nel Golfo di Trieste, inteso in senso lato, quindi diciamo dal mare sloveno fino a tutto il mare del Friuli Venezia Giulia. Parliamo di specie ovviamente ittiche, quindi di pesci, di cui segnalo il sigano, il pesce coniglio, come uno dei problemi, diciamo, più grossi che ci sono stati nel Mediterraneo orientale, perché si tratta di un pesce dalla grande voracità, dalle grandi capacità di andare a brucare, da lì il nome, e quindi andare a distruggere la componente algale delle rocce, e quindi depauperandone e abbassandone il livello di biodiversità e di ricchezza. Ma anche specie, diciamo, che non sappiamo esattamente come siano entrate, ma che potrebbero rivestire un ruolo dal punto di vista dell'alimentazione e che quindi diciamo in qualche maniera potrebbero essere radicate proprio grazie all'introduzione di nuovi metodi per diciamo l'alimentazione, grazie proprio al fatto che vengono normalmente allevati, ed è il caso per esempio del granchio blu che è Callinectes sapidus. Per il resto si tratta probabilmente di specie arrivate come nel caso del granchio corridore atlantico semplicemente perché la temperatura ormai gli ha consentito, dopo aver colonizzato l'intero Mediterraneo, di risalire la Croazia e quindi quasi di arrivare fino ai nostri mari, o come nel caso di Terapon o di Oplegnatus, di arrivare probabilmente con le acque di zavorra di qualche imbarcazione arrivata dalle nostre parti. Arriviamo
come dire, all'emergenza principale forse del nostro Golfo, forse la vivo io così perché siamo impegnatissimi come area marina su questo tema della Pinna nobilis, ma l'arrivo dei patogeni, l'arrivo dei nuovi patogeni è sicuramente uno degli elementi che, seppur non causato direttamente dal cambiamento climatico, può essere, come dire, acuito dal cambiamento climatico, proprio perché alcuni patogeni si sviluppano laddove la temperatura gli consenta meglio di sopravvivere. E nel caso, per esempio, di almeno uno dei fattori di mortalità della pinna nobilis, cioè la Plosporidium pinnae, sappiamo per certo che la presenza di temperature più elevate ne facilita la diffusione. Ed è che così, diciamo che dal 2016 ce lo siamo ritrovati, che è partito dalla Spagna, sostanzialmente ce lo siamo ritrovati alla fine del 2019, arrivare nel Golfo di Trieste e proliferare anche in un luogo dove pensavamo che non sarebbe mai arrivato, perché le condizioni di temperatura e di salinità, che in teoria avrebbero dovuto tenerlo lontano, quindi una temperatura bassa perché siamo a una latitudine alta e la presenza, diciamo, di una salinità bassa facilitata dalla presenza di grandi apporti fluviali, in realtà non è riuscita ad arginare la diffusione, proprio probabilmente perché magari il 2019 è stato l'anno più caldo degli ultimi decenni, quindi comunque anche questo legato ad un fattore, se volete, straordinario che comunque è stato, che si è manifestato nel 2019. Poi sempre mi accingo anche a concludere sul tema per lasciare poi la parola a Florence sugli altri aspetti legati alla costa. Molto spesso il nostro modo di vedere la natura, ed è in maniera provocatoria che inserisco questa slide, è in maniera molto, come dire, antropocentrica, se volete. Può vedere aspetti che decisamente hanno un che di inusitato, di inatteso, può diventare un aspetto positivo. Pensiamo alla nidificazione delle tartarughe a nord, tanto a nord come è successo a Jesolo. Sicuramente se lo guardiamo con l'anima dell'ambientalista, della persona che lavora per il WWF e quindi si batte per la presenza delle tartarughe, per la conservazione delle tartarughe, vuol dire una notizia che dovremmo accogliere con grande gioia. Però pensare che così a nord si siano spostate le tartarughe per nidificare ci dovrebbe invece far riflettere sul fatto che le condizioni a sud evidentemente sono diventate peggiori, o forse le condizioni al nord stanno diventando simili a quelle del sud, quindi ci dovrebbero far capire che la temperatura probabilmente è sufficiente e quindi che siamo destinati ad avere sempre più nidi di tartarughe, magari a nord, come è successo a Jesolo, magari da altre parti, ammesso e non concesso che questo sia possibile. La foto, secondo me, è particolarmente emblematica perché ci rappresenta il lido completamente, come dire, antropizzato, completamente pieno di attività umane, che ovviamente tutto teso alla difesa di queste povere tartarughe che devono nascere, che ovviamente hanno trovato ristoro in questa zona. Un'ultima slide, diciamo, che riguarda i miei suggerimenti di riflessione, è legato ai comportamenti responsabili, cioè a quanto dell'attività umana in realtà poi influenza in qualche maniera anche l'ambiente che ci circonda. Solitamente siamo abituati, noi in particolare, a parlare delle mietilicolture come di un ambiente sostenibile, come di una forma sostenibile di acquacoltura. Quando diventa insostenibile qualcosa? Qualcosa diventa insostenibile quando, come dire, prediligendo le finalità di un certo tipo, in questo caso per esempio l'introduzione di una specie come la cozza spagnola piuttosto che la specie locale, rischiamo di introdurre specie anche in maniera assolutamente inconsapevole, semplicemente per il fatto di essere stati disattenti nel portare da noi per l'ingrasso magari delle reste che contenevano all'interno delle specie che con il nostro mare non hanno nulla a che vedere. Quindi durante le attività didattiche svolte dai nostri operatori, all'interno di queste è stata trovata per esempio la presenza di una specie di nudibranco che deriva dalla Spagna, che è tipica delle mietilicolture in Spagna e che probabilmente è stata introdotta da quando le nostre mietilicolture hanno iniziato a fare l'ingrasso anche di specie spagnola.
Quando si parla di emergenze, quando si parla di problemi ambientali, una delle cose di cui si parla è la restoration. Questo è un tema anche caldo, è un tema molto caro a noi, noi siamo impegnati appunto da un po' di tempo su progetti di restoration. È sostenibile, cioè è una soluzione percorribile? È percorribile se e solo se, a mio avviso perlomeno, la restoration è accompagnata da un percorso, come dire, che porta ad aumentare la resilienza, cioè ad aumentare il sistema naturale di ritorno alle condizioni originarie, perché altrimenti è un po' come nuotare controcorrente, cioè andiamo a sistemare, andiamo ad aggiustare qualcosa che in realtà si è già rotto troppo tempo prima e in maniera ormai inesorabile per poter essere riparato. Quindi può essere una buona azione di comunicazione, può essere una buona azione, come dire, anche scientifica, se vogliamo, di ricerca, ma dubito che possa avere degli effetti se non è accompagnata, diciamo, da uno sforzo, come dire, di capire qual è il sistema originale, naturale, che vogliamo andare a ripristinare. Diciamo che sicuramente la Commissione europea ha progettato un po' come questi webinar che sta organizzando Rino con il contributo dell'area marina, e sta puntando molto al tentativo di cambiare il nostro modo di vedere e il nostro modo di lavorare sui cambiamenti climatici. E credo che i tre pilastri, diciamo, principali per accelerare la transizione verso l'Europa preparata e resiliente al clima della Commissione si inseriscano bene nel tema del webinar di oggi. Il punto uno è quello che facciamo noi oggi, cioè la preparazione. Cioè, tutti i cittadini europei nel 2030 dovrebbero avere accesso alle informazioni, e queste informazioni sono quelle che noi oggi cerchiamo di dare all'interno del webinar, oggi come in tutte le altre puntate, diciamo, dei webinar. Progettazione è la speranza che appunto si possano predisporre piani volti a ridurre i rischi dei cambiamenti climatici e a garantire la transizione ecologica cosiddetta, e poi i famosi 100 progetti pilota dimostrativi che si spera che entro il 2030 ci portino a soluzioni innovative per aumentare la resilienza climatica ovviamente di tutte le regioni della comunità europea, ma anche delle comunità che la vivono. Direi che con questo concludo la mia presentazione, ovviamente poi magari per la discussione ci fermiamo a scambiare due chiacchiere. Grazie dell'attenzione. Grazie Saul. Adesso diamo la parola subito a Florence. Complimenti per l'intervento che è stato assolutamente brillante e ricco di spunti e di stimoli. E diamo la parola a lei per continuare alla grande. Ecco. Allora. Diciamo che per continuare un po' sul discorso di Saul, cioè io volevo focalizzarmi un po' sull'innalzamento del livello del mare, perché in effetti, diciamo, anche questo impatta un po' sugli ecosistemi, ma non soltanto marini, ma anche, diciamo, antropico e anche terrestre. Quindi la mia si vuole piuttosto un accenno su cosa sappiamo del livello del mare ora, un po' nel passato e un po' nel futuro, no? Quindi attualmente il tasso attuale di innalzamento è di un po' più di 3 mm all'anno e sicuramente nella storia degli ultimi secoli non è mai stato così veloce. E questo tasso in pratica si può dividere in due contributi principali: quello dell'oceano che assorbe il calore che si dilata, che contribuisce per un po' meno di metà di questo tasso medio globale, e tutto il resto dovuto al fatto che la criosfera terrestre, ovvero le calotte polari e anche i ghiacciai di montagna, si stanno sciogliendo, stanno retrocedendo in pratica, e quello costituisce il contributo maggiore ormai da una decina d'anni all'innalzamento del livello del mare. Io la cosa che volevo fare notare soltanto velocemente è che il tasso di innalzamento medio a Trieste è pari pari a quello medio globale, quindi quello che succede a livello globale è rispecchiato proprio a Trieste, quindi è una cosa, diciamo, importante da sapere. Però il livello del mare non varia, cioè non è uniforme, ok? Dopo vi mostro un po' meglio. E quindi a livello regionale ci sono tanti altri fattori che contribuiscono alle variazioni del livello del mare in generale, che sono la subsidenza del suolo, che può avere origine proprio compattazione del suolo dovuto al fatto che facciamo costruzioni, oppure il suolo ha natura geologica tipo sabbia o argille che si compattano facilmente, oppure tettonica.
per esempio nel Golfo di Trieste, è completamente attraversato da un gioco di faglie che chiaramente contribuisce alla subsidenza tettonica, ma su lunghe scale di tempo già da un bel po' di tempo. Poi la circolazione oceanica, chiaramente perché l'oceano porta masse d'acqua, le fa partire, ok? E la circolazione atmosferica, ovviamente, che modula la pressione in superficie, quindi quando siamo in un momento di alta pressione, chiaramente il livello del mare si alza quando siamo in bassa pressione, scusate, il contrario, quando siamo in alta pressione si abbassa, quando siamo in bassa pressione si alza il livello del mare. Quindi in pratica il riscaldamento delle acque di cui ha parlato Saul ha anche un effetto sul livello del mare che si chiama l'effetto sterico, perché come detto, cioè, l'oceano tende a assorbire tanto calore, okay? Perché ha una capacità termica molto elevata, molto di più dell'atmosfera. Di fatto, se comunque non fosse presente l'oceano sulla Terra in questo momento, probabilmente sarebbe veramente invivibile in molte regioni tropicali equatoriali della Terra. Okay? L'oceano assorbe il 93% del calore in eccesso che noi produciamo a causa delle nostre emissioni, quindi è molto importante. Ma di fatto questo calore ha un impatto sul suo volume perché assorbendo il calore si dilata verticalmente e anche un po' orizzontalmente e questo si traduce da un aumento verticale del livello del mare. Quindi ci sono zone che sono più colpite di altre, chiaramente. Ma l'effetto complessivo del riscaldamento delle acque, diciamo, a livello fisico è questo. Poi, come detto, ormai è da un po' di tempo che osserviamo che sulle nostre calotte polari, cioè, ovvero che sono l'Antartide e la Groenlandia, osserviamo proprio scioglimento in superficie, era molto di più in Groenlandia. Boh, se guardate un po' in giro sul web vedrete un po' di foto di questi fiumi in superficie della Groenlandia oppure anche dei laghetti che d'estate si creano perché si scioglie proprio in superficie il ghiaccio. E anche qui in Antartide, anche se in Antartide diciamo, è più insidioso il scioglimento perché succede poco in superficie, perché l'Antartide è proprio collocata al polo sud e di fatto il scioglimento in superficie avviene veramente pochissimo. Di fatto in realtà tutto il scioglimento avviene da sotto, dalle parti dell'Antartide che galleggiano sull'oceano e che vengono mangiate da sotto, sciolte da sotto dal riscaldamento oceanico che viene registrato. Poi ormai sappiamo tutti che la maggior parte dei nostri ghiacciai nelle Alpi stanno retrocedendo, anche in Friuli Venezia Giulia, credo che Renato Colucci nell'altro seminario abbia parlato estensivamente di questo problema, e quindi è un problema ormai che si osserva in tutte le catene montuose del mondo, anche se in alcuni casi alcuni ghiacciai avanzano, ma perché a causa di condizioni locali meteorologiche, però la maggior parte dei ghiacciai ormai retrocede più o meno velocemente a seconda delle condizioni locali come sono cambiati. E alla fine, cioè, rispetto alle calotte polari per il momento, essendo ghiacciai piccoli, no? Molto sottoposti alle condizioni di cambiamento locali e regionali, sono quelli che contribuiscono di più, diciamo, all'innalzamento del livello del mare attuale su tutta la componente criosferica che si scioglie, insomma. Quindi è un segnale importante. Però tra qualche decade maggior parte sarà scomparso e quindi il contributo maggiore sarà dato dalle calotte polari. A livello globale, quindi il cambiamento del livello del mare e il tasso di cambiamento è molto eterogeneo, okay? Come ho detto, perché è influenzato sia dalla circolazione oceanica, ma sia perché l'oceano si dilata, sia perché i ghiacciai aggiungono massa nell'oceano, la circolazione atmosferica e oceanica fanno che la distribuzione, diciamo, di questi cambiamenti del livello del mare è chiaramente diversa di regione in regione. Quindi, per esempio, nelle zone equatoriali tende proprio ad alzarsi di più perché fa più caldo, quindi si dilata l'oceano in superficie, no? E non soltanto questo effetto in pratica, diciamo, gioca sull'innalzamento del livello del mare, ma anche il fatto che si scioglie ghiaccio ai due, diciamo, poli, cambia anche il campo di gravità terrestre e diciamo che il sistema tendendo a equilibrarsi quando si sostrae massa da una parte se ne aggiunge da un'altra parte. Quindi, insomma, quella distribuzione di cambiamenti del livello del mare rifletta, diciamo, l'interazione tra il clima, ma anche la tettonica e la dinamica interna della Terra. Anche alle nostre scale, diciamo,
umane di decadi. E questo è un fatto importante perché molto spesso sentite nella letteratura il livello del mare si alza di 10 centimetri, eccetera, e molto spesso sono cifre medio globali, poi dopo bisogna andare a vedere caso per caso cosa succede in una regione, perché ci sono regioni in cui il livello del mare si abbassa leggermente, altre in cui si alza chiaramente di più che la media globale e altre che sono in linea come Trieste, per esempio. Infatti a Trieste, non so se lo sapete, ma abbiamo una delle serie mareografiche più lunghe del mondo, se non quella più lunga, credo. E la cabina del mareografo è proprio al Yacht Club Adriatico ed è mantenuta dall'ISMAR, dal gruppo di Fabio Rajcic. E questa serie temporanea ha iniziato quando gli austriaci sono venuti a Trieste e erano molto interessati comunque a capire un po' come si svolgeva, e quindi avere una time serie così lunga permette di fare delle tendenze climatiche, perché il clima, ve lo ricordo, si calcola su almeno 3 decadi, un po' di più, ok? Tutto ciò che è sotto 3 decadi non è statisticamente sufficiente per poter trarre conclusioni poi su un andamento climatico, e anche questo è molto importante. Quindi più le time serie sono lunghe e più possiamo capire che cosa sta veramente succedendo. E chiaramente quando uno guarda questa time serie nota subito che il trend di questa curva è positivo mediamente, no? Quindi il livello del mare è sempre aumentato, almeno dell'epoca austriaca, e poi in realtà dopo vi mostro anche più a lungo. E diciamo che non è visitabile la cabina del mareografo, però magari si può organizzare una visita. In realtà io ho contattato Fabio Rajcic più volte, me l'ha fatto visitare, e quindi volendo si può fare. È molto interessante, con mareografo misura direttamente la variazione, diciamo, ore per ore, minuto per minuto, delle fluttuazioni del livello del mare. Noi nel Golfo abbiamo anche le maree, per esempio, e quel mareografo registra proprio tutti i movimenti d'acqua, ok? E dopodiché, e con un po' di, diciamo, di pulizia di questi dati, si snellisce un po' la curva e si estrae queste tendenze che mostrano chiaramente l'innalzamento del mare. In realtà, la cosa che volevo fare ora è mostrarvi un po' cosa è successo dall'ultimo ciclo glaciale ad oggi, quindi facciamo veramente un salto molto molto indietro nel passato, perché vorrei mostrarvi un po' che cosa fa la variabilità naturale sul livello del mare e anche la variabilità naturale del clima. Quindi noi sappiamo che dagli ultimi 120.000 anni eravamo entrati in un ciclo glaciale che si è terminato, diciamo, quasi 10.000 anni fa, e questo ciclo glaciale ha culminato 20.000 anni fa con l'estensione maggiore delle calotte polari, non soltanto in Groenlandia e in Antartide, ma anche sul Nord America e sull'Eurasia. Quindi avevo questo piccolo video, se parte, che vi mostra proprio un po' come è evoluto l'estensione sull'emisfero nord, perché l'Antartide certo è spessita, sì, un po', diciamo, estesa, però esiste ancora come la Groenlandia, e invece sull'Eurasia e Nord America le calotte polari non le vediamo più, ok? Perché sono veramente calotte inerente a abbassamento di CO2 sotto i 200 ppm di concentrazione nell'atmosfera, come la variabilità naturale sull'ultimo milione, 2 milioni di anni, e ora siamo a 400 ppm nell'atmosfera, quindi queste calotte non sono viabili sotto le nostre condizioni climatiche. Però diciamo che questo vi mostra un po' diciamo l'andamento della variabilità naturale sugli ultimi 120.000 anni. Chiaramente quando c'è ghiaccio sul continente c'è meno acqua nell'oceano, perché le calotte polari si formano per evaporazione dell'acqua oceanica che poi si accumula in neve e ghiaccio. No, dai, stop. Non ci riesco. Ah, non vuole scomparire. Non capisco perché. Boh, lasciamo perdere. Ok. L'importanza di questa di questo ciclo naturale fa che, allora, all'ultima glaciazione il livello del mare si è abbassato complessivamente di 130 metri rispetto a quello attuale, ok? Allora lì parliamo veramente di grandi numeri, significa che tanto volume in queste due calotte lì sull'Eurasia e Nord America si era accumulato quanto da fare abbassare il livello del mare di 130 metri, quindi questo significa per esempio per il Nord Adriatico che era quasi completamente scoperto, ok? Quindi era emerso, non c'era più mare durante la glaciazione precedente.
Cosa succede a livello del mare in pratica? Perché io vi ho detto che okay, il livello medio globale del mare varia di questa centinaia di metri, però vi ho anche detto in precedenza, sappiamo che a livello regionale le variazioni non seguono quella media globale, ok? Ci sono altri effetti, tra cui tettonici, la circolazione atmosferica, oceanica, eccetera. E in realtà vi ho detto anche, ci sono anche le modifiche legate alle modifiche del campo di gravità. Allora, questo nell'andamento naturale è l'effetto più importante sulle variazioni del livello del mare in assoluto a livello globale. E questo si chiama l'aggiustamento glacio-isostatico. Ovvero, all'inizio, al picco di una glaciazione, abbiamo un ghiacciaio che ha accumulato una certa parte del mondo e nelle regioni molto remote, ma veramente dell'altra parte del mondo, ok? Abbiamo una reazione, diciamo, tettonica dovuta a quell'aggiustamento del fatto che abbiamo accumulato ghiaccio di una parte, pesa sulla litosfera, fa peso e quindi il mantello sottostante se ne va, ok? E cambia proprio l'anomalia del campo di gravità qui in quella zona, ma per compensazione, ok, la modifica da un'altra parte e ogni calota ha un raggio d'azione veramente globale, quindi l'Antartide, per esempio, riesce a influenzare cosa succede nel Mediterraneo, per dirvi, okay? Anche se molto remota. Ok, quindi su questo diagramma volevo mostrarvi un po' come si comporta il livello del mare in quelle due regioni, dove c'è il ghiaccio e molto molto lontano dove non c'è. Quindi all'inizio della glaciazione siamo così, quindi abbiamo un livello L0, okay, del livello del mare, dove al momento in cui c'è più ghiaccio. Poi il ghiaccio comincia a sciogliersi perché il clima si riscalda, quindi perché il ghiaccio comincia a sciogliersi nella parte in cui si è accumulato, si rialza un po' il suolo che aveva depresso un po', che aveva un po' fatto andare giù per il suo peso, ok? Quindi localmente il livello del mare, che lì è rappresentato da L1, ok, a sinistra, si abbassa perché il livello del suolo aumenta, ok? Rimbalza perché il peso del ghiaccio diminuisce, quindi fa andare su. Però questo può sembrare controintuitivo perché sciogliamo il ghiaccio, ridiamo la massa all'oceano, quindi il livello del mare complessivamente si rialza. Però il movimento del suolo sotto è più veloce, okay? E ha più impatto, quindi il livello del mare nella zona in cui si è accumulato il ghiaccio apparentemente si abbassa. Ma nell'altra parte del mondo in cui non c'è ghiaccio, il livello del mare chiaramente si alza e il suolo anche si abbassa per compensazione di questa anomalia di campo di gravità. Okay? Quindi da due parti del mondo, anche se l'oceano riguadagna la sua massa e mediamente il livello del mare si sta alzando, registriamo due segnali diversi, uno in cui si abbassa, dove c'era il ghiaccio, e uno in cui si alza perché il livello del mare complessivo si alza e perché la compensazione del campo di gravità fa abbassare anche il suolo dell'altra parte del mondo. E così via. Quindi quando noi andiamo a verificare l'indicatore di variazione del livello del mare del passato, registriamo questi comportamenti opposti da dove c'era il ghiaccio e dove non c'era. Chiaramente abbiamo più calotte polari e quindi i segnali interferiscono tra di loro, quindi diciamo il problema è un po' più complesso ed è abbastanza complicato ricostruire le variazioni passate, però questo vi fa capire che un ghiaccio da un'altra parte del mondo può influenzare proprio l'emisfero opposto in un modo abbastanza importante da contrastare i segnali del livello del mare da una regione all'altra. Bene, cos'è successo nel Golfo di Trieste nell'ultima glaciazione? No? Questo volevo mostrarvi perché è abbastanza interessante, anche ci proietta un po' nel futuro dopo. Quindi questo è stato un lavoro fatto da Stefano Forlani, che forse ne avete sentito parlare, è ricercatore all'Università di Trieste e si occupa proprio di geologia del quaternario proprio lì nel nord Adriatico, anche in altre zone, ma ha fatto tanti studi lì nella regione del nord Adriatico e anche un po' di geoarcheologia. E la cosa che ha mostrato è che su tutti quei puntini che vedete sulla mappa, che sono o sia indicatori geologici o indicatori archeologici, tutti questi indicatori hanno una cifra negativa associata che è la quota del livello del mare che corrisponde al momento in cui si sono depositati i sedimenti o sono state costruite le infrastrutture archeologiche. Quindi la cosa che ci dice è che all'epoca in cui sono stati presi questi indicatori, il livello del mare era più basso dell'attuale di circa un metro e a volte anche un po' più di un metro, ok? E
La cosa che noi sappiamo, estendiamo su tutto il nord Adriatico, a tutti i siti geomorfologici, siti archeologici, è che dall'ultima glaciazione il livello del mare è risalito gradualmente nel nord Adriatico. E poi è stato accentuato questa risalita del fatto che a Trieste, a causa di faglie tettoniche varie, abbiamo anche un movimento di subsidenza molto marcato, soprattutto nel Golfo di Trieste. Quindi si è abbassato, diciamo, complessivamente il basamento, il suolo, e si è alzato il livello del mare per altri motivi climatici, quindi la quota è abbastanza elevata. Quindi motivo per cui quando andate a Muggia o in altre zone della costa trovate questi relitti, diciamo, di epoca varie, ma che mostrano che il livello del mare era diverso all'epoca, siccome loro avevano potuto costruire le strutture lì che al giorno di oggi sono completamente sommerse. E quando si confrontano quelle quote dei dati, che lì sono rappresentati quelli puntini rossi, con la curva lì che attraversa questo grafico, che è una simulazione numerica di come il livello del mare è variato in risposta a questi fenomeni glazio-isostatici di cui parlavo prima, si vede che più o meno combacia, diciamo, il modello, ma non spiega tutta la quota, diciamo, sotto il livello del mare di questi punti, perché queste simulazioni prendono in conto soltanto il scioglimento delle calotte polari e non la subsidenza tettonica poi locale di ogni sito in pratica. Però grosso modo dimostra che la tendenza è quella, no? Cioè il livello del mare dall'ultima deglaciazione, che sull'asse orizzontale abbiamo il tempo in migliaia di anni, quindi da 10.000 anni all'attuale a destra, il livello del mare è risalito all'inizio molto velocemente, ma poi rallentato, ma sempre risalito gradualmente fino ad oggi. Ok, quindi nell'Adriatico tutte le popolazioni che hanno vissuto lungo le coste hanno visto il livello del mare risalire mano a mano nel tempo. Quindi nel passato abbiamo un innalzamento del livello del mare alla fine dell'ultima glaciazione, dovuto alla variabilità naturale del clima, ok? E che ha condotto al scioglimento delle calotte polari, quelle che esistevano e che sono scomparse, che non vediamo più sull'Europa e sull'America, e anche dell'Antartide, della Groenlandia, e anche dei nostri ghiacciai di montagna, perché sappiamo anche, grazie alla geologia, che i nostri ghiacciai alpini si sono anche espansi durante l'ultima glaciazione. Okay? Nel futuro, in confronto, abbiamo un innalzamento del livello del mare che è programmato, ma questa volta in risposta all'aumento delle emissioni di carbonio, che fanno comunque sciogliere le nostre calotte polari e i ghiacci di montagna, ovvero quelli che rimangono dall'ultima glaciazione in pratica, quindi l'Antartide e la Groenlandia. Quindi lì stiamo andando un po' oltre quello che il ciclo naturale ci farebbe fare in pratica. Quindi l'ultimo rapporto dell'IPCC, che è stato rilasciato questo estate, ha prodotto queste curve che dimostrano vari scenari di emissione, cioè la risposta dell'innalzamento del livello del mare a vari scenari di emissioni, sapendo che l'emissione in blu chiaro è proprio lo scenario che corrisponde agli accordi di Parigi, ovvero con forte azioni di mitigazione di politica ambientale. E la curva invece in marrone, Bordeaux, non quella tratteggiata, ma diciamo quella, la prima Bordeaux, corrisponde allo scenario di emissione senza nessuna messa in pratica di politiche ambientali, in pratica, senza mitigazione nessuna delle emissioni. Quindi nel caso mitigato arriviamo comunque a mezzo metro alla fine del XXI secolo, diciamo, l'incertezza maggiore, diciamo, del scenario. Invece, nello scenario non mitigato, l'incertezza maggiore, okay, conduce a eventualmente un innalzamento di un metro rispetto ad oggi, cioè rispetto al 1900, cioè all'inizio del XX secolo, ovvero da allora abbiamo innalzato il livello del mare di 20 centimetri, quindi sono 80 centimetri in più rispetto ad oggi più o meno. E quella famosa curva tratteggiata è la curva dovuta alle incertezze sulla mancanza di conoscenze su alcuni processi fisici che legano la risposta delle calotte polari a questi andamenti climatici estremi, di cui senza studiare il passato è quasi impossibile capire cosa sarà il futuro. E quindi questa curva tratteggiata è considerata perché nella comunità scientifica abbiamo inserito alcuni meccanismi fisici
per capire un po' meglio la sensibilità delle calotte polari a emissioni estreme, come questo scenario senza mitigazione ci porterebbe, e la quota può arrivare a un po' meno di 2 metri, per dirvi. Quindi, insomma, questo è quello che le proiezioni ci dicono a livello medio globale. Però ora a Trieste cosa significa in pratica? Quindi io ho preso questi due futuri, no? Cioè quel scenario mitigato che sarà il futuro arancione e il futuro bordeaux che sarà il futuro senza mitigazione, quindi quello diciamo più pessimista. E quando andiamo a vedere le ultime proiezioni che sono state fatte, ci dicono a Trieste l'innalzamento medio del livello del mare sarà di 30 centimetri nel caso in cui noi rispettiamo gli accordi di Parigi in termini di emissioni, ovvero era più 1,5 gradi o più 2 gradi entro il 2030-2050, però già la comunità scientifica sa che non sarà possibile mantenere questi accordi comunque. Cosa significa? Questa sarebbe la curva proiettata di innalzamento del livello del mare a Trieste, va leggermente oltre il 2100, però vedete che è abbastanza graduale. Più si va avanti nel tempo, più l'incertezza è maggiore perché è legata al fatto che noi manchiamo di conoscenza sulla fisica delle calotte polari in risposta all'andamento climatico, come dicevo. Quindi, insomma, più si va avanti nel tempo e meno si sa come queste calotte polari, diciamo, reagiranno. Quindi anche nel caso del scenario, diciamo, mitigato, più ottimista, 50 anni dopo la fine del XXI secolo abbiamo un'incertezza maggiore che raggiunge quasi 1 metro, che raggiunge quindi quasi l'incertezza dei scenari peggiori. Quindi questo è una cosa importante perché vi fa capire che c'è una quota di innalzamento del livello del mare che non possiamo evitare sia nel caso ottimista sia nel caso pessimista. Invece in quel caso in cui non mitighiamo niente, quindi non facciamo niente, cioè di più di ciò che stiamo facendo in questo momento, a Trieste le proiezioni parlano di 77 centimetri, ok? E diciamo, questa è la curva proiettata, ok? Anche un po' lì al di là del 2100. Notate lì che la scala è molto diversa a sinistra della scala del grafico precedente, lì andiamo a 4 metri, l'altro grafico precedente si fermava sotto 1 metro. E lì la cosa importante è che vedete che 50 anni dopo la fine del XXI secolo l'incertezza lì arriva oltre 4 metri, proprio dovuto al fatto che con emissioni che vanno al di là di 600 ppm, anzi credo al di là di 700-800 ppm a quel momento, non sappiamo quale sarà la risposta delle calotte polari a quella rapidità, diciamo, di emissioni nel futuro. Quindi a Trieste la cosa che ci rimane da fare, cioè, che possiamo fare, è pensare che mitigare ci sembra difficile, ancora che possiamo sicuramente influenzare alcune scelte che facciamo sulle imprese, le industrie che autorizziamo a, diciamo, a impiantarsi sul territorio, verificare che non siano inquinanti, eccetera, eccetera. Però la grossa parte, diciamo, che tocca ai territori locali è l'adattamento, perché il livello del mare non potrà assolutamente essere evitato. Magari potremo rallentare, però sicuramente una certa quota la vedremo e la prenderemo sulle coste, quindi l'adattamento sarà qualcosa che noi in teoria dovremmo già mettere in atto alcune azioni di adattamento, però è una cosa a cui saremo sempre di più confrontati e anche a livello di ecosistemi, perché comunque, cioè, voglio dire, l'innalzamento del livello del mare ha una serie di conseguenze anche su tutto, diciamo, su tutto il sistema, diciamo, uomo, terra, natura, eccetera. Quindi a Trieste abbiamo visto che negli ultimi inverni che abbiamo delle mareggiate che certo fanno innalzare il livello del mare facendolo entrare dal fronte di mare relativamente poco, però devo dire diciamo il pericolo più importante dentro Trieste è il fatto che c'è un allagamento interno dovuto al fatto che il livello del mare essendo così alto che quando piove le canalizzazioni urbane non riescono a fare defluire le precipitazioni verso il mare, quindi si allaga la città in mezzo di Piazza Unità, per esempio, in via Mazzini, quindi tutto il Borgo Teresiano, nel Porto Vecchio, eccetera. Sono le zone che hanno una quota più bassa
diciamo, delle maree eccezionali che nel futuro non saranno neanche più eccezionali, perché con un innalzamento medio del livello del mare di almeno 30-50 centimetri, diciamo così, questo più una marea eccezionale, siamo a 2 metri, e 2 metri tutto il borgo teresiano è chiaramente allagato ogni volta. Quindi, insomma, più o meno cominciamo a essere confrontati a queste cose. A Venezia, quell'estate scorso, ho osservato questo fenomeno, la marea alta, a tante zone della piazza San Marco, per esempio, si allagano con maree normali. Quindi, diciamo, il pericolo, diciamo, fisico è veramente questo. A Trieste, sì, cioè, chiaramente bisogna che pensiamo un po' come manteneremo le nostre coste e le nostre infrastrutture costiere, senz'altro. Io avrei finito a questo punto. Beh, bene, diciamo, finiamo un po' così questo finale sommerso. E adesso vediamo se c'è giusto... Facciamo due domande, una a Saul e una alla Florence. Vediamo se salta fuori da qualcuno di voi. Perché siamo andati un po' lunghi alla fine, quindi insomma abbiamo un'oretta concentrata. Perfetto anche il tuo intervento, Florence, grazie. Abbiamo? Annichiliti, eh? Annichiliti, infatti. No, infatti. Insomma... Insomma. Io avrei una domanda per Florence a questo punto. Sì, no, riguardo il livello ovviamente del mare, cioè, ci sono prospettive, diciamo, tecnico-tecnologiche di qualche tipo per, come dire, per forme di adattamento in città come le nostre, che altri paesi o altri stati abbiano già intrapreso, oppure, come dire, siamo tutti allo stesso livello, come dire, la miopia locale e poi in fondo è mal comune mezzo gaudio, per capirci. No, beh, allora ti direi l'Olanda è molto, diciamo, è molto avanti, perché chiaramente loro sono a livello del mare come territorio, quindi loro soffrono già da decadi dall'innalzamento del livello del mare. Quindi cosa hanno fatto? In alcune zone, perché il livello del mare cosa fa? Porta erosione costiera dove la natura della costa lo concede. Quindi per esempio noi a Trieste siamo rocciosi e quindi difficilmente la costa viene erosa facilmente, ma invece vai a Lignano o a Lagrado, che sono frecce sabbiose, quelli lì hanno problemi di erosioni veramente importanti. Allora, in Olanda erano sottoposti a erosioni importanti e quindi hanno cementato tutto il tratto di costa, rimesso la sabbia sopra e lasciato il vento ricostruire le dune. Quindi sono opere estremamente costose. In questo caso hanno fermato il tratto di costa, però costa una marea di soldi che nessuna regione in Italia sarebbe in grado di affrontare sicuramente. Poi ci sono l'esperimento con le dighe esterne tipo a Ravenna, cioè tipico esempio, diciamo, in Emilia Romagna, che sono state fatte senza nessun studio veramente sull'impatto idrodinamico, poi, perché in realtà l'impatto di queste dighe ha spostato il problema da un'altra parte, in conclusione, diciamo, di quell'esperimento. Quindi hanno fermato l'erosione su un tratto di costa, ma l'hanno amplificato altrove. Quindi anche queste non sono soluzioni, cioè possono essere soluzioni, ma solo se sono chiaramente unite a uno studio idrodinamico importante, perché chiaramente spostare il problema non lo risolve, chiaramente. E poi c'è per esempio il Mose a Venezia, ma il Mose nel futuro sarà anche lì obsoleto, perché dopo una certa quota di innalzamento medio del livello del mare non fermerà più le acque. Quindi in realtà ci sono poche soluzioni, cioè nel senso, a parte rialzare le infrastrutture, magari sì, in alcune zone puoi proteggere la costa cementendo per evitare le infiltrazioni, ma per esempio si tratterà di pompare le acque, cioè noi abbiamo già delle pompe nel porto, no? Cioè nel senso, poi abbiamo delle zone a Trieste, anche in Friuli Venezia Giulia, che sono state bonificate, quindi significa che già il mare li stava mangiando, però noi abbiamo mangiato sul mare, quindi ci sono zone della costa in cui ci sono le pompe che aiutano, diciamo, anche per esempio nel delta del Po, cioè hanno le pompe che pompano via l'acqua, quindi
Sarà una specie di bilancio tra vedere cos'è il reale impatto, dove sono i danni reali e la soluzione vera. Però è chiaro che più si ritarda a prendere misura del problema e più i costi, come l'hai detto all'inizio, sono elevati, è ovvio questo. Sicuramente sono opere che hanno bisogno di tempo, ecco, sono opere di ingegneria idraulica, insomma, appunto come quelle in Olanda. In Olanda poi sono abituati appunto a realizzare dighe, insomma, storicamente. Quindi, insomma, speriamo bene. Io adesso faccio la domanda a Saul, allora, vediamo un po'. Succede anche che magari, per esempio, per la Pina Nobilis ci sono dei segnali positivi, c'è un ritorno? C'è stato qualche segnale positivo recentemente, mi pare, o no? Sì, non è molto legato al cambiamento climatico, diciamo, ma sì, diciamo, i segnali positivi sono legati alla naturale resilienza, diciamo, della natura e quindi a quella che dicevo alla fine poi dell'intervento, bisognerebbe tentare di migliorare. Cioè, gli unici interventi possibili sono quelli che la natura ci aiuta a fare, no? Quindi in maniera molto lungimirante. Sì, ci sono degli esempi, diciamo, ci sono degli esempi, ci sono dei casi di emissione gametica da parte delle Pinne Nobilis quest'estate, stiamo ritrovando diversi esemplari piccoli, il che è anche statisticamente interessante dal punto di vista, diciamo, nostro, perché ovviamente partiamo da popolamenti estremamente numerosi, quindi la nostra speranza è che questi piccoli che nascono in qualche maniera siano o resistenti, o perlomeno siano nati in un periodo nel quale, lo scopriremo a breve, quando con questo progetto che stiamo mettendo in piedi andremo a verificare la presenza ancora dei patogeni, diciamo, arrivano nel momento in cui i patogeni hanno ormai abbandonato i nostri mari o perlomeno no, non sono più efficaci come nel popolamento intero. Insomma. Quindi sì, diciamo, una speranza c'è. Ecco. Io intanto vi ringrazio, ringrazio anche il Florence per un'altra cosa che ha detto, che il discorso delle 3 decadi che è prezioso, no? Per il clima, che è un po' un invito anche a chi parteciperà a questa nostra iniziativa, nel senso che noi cerchiamo di coinvolgere le nuove generazioni, ma anche i giovani di ieri, mi piace dire, perché in qualche modo possono raccontarci il clima di, insomma, 3 decadi magari. E quindi da questo confronto possiamo un po' stimolare la discussione e pensare a qualche spunto. Ecco, io direi che per oggi, insomma, io vi ringrazio di cuore, siamo andati, insomma, abbiamo fatto un'oretta che mi sembra un contenuto, insomma, una durata giusta e condivideremo adesso sul canale YouTube. Vi ringrazio perché siete stati tutti collegati fino adesso, non è sparito nessuno. E in caso poi per le domande, insomma, restiamo a disposizione, credo, no? Sia Saul che la Florence. E grazie a voi dell'area marina, grazie all'OGS. E continuate a seguirci su museobora.org per il progetto Cambiaventi, coinvolgete i giovani, fate passaparola e intanto grazie a voi per aver già condiviso molto questo progetto, grazie per tutto il supporto scientifico che ci avete dato. Intanto grazie, buona serata e alla prossima occasione. Elisabetta Milan, la tua mostra è finita? Si è conclusa? Ciao, buonasera, grazie mille per gli interventi interessantissimi che anzi proprio cadevano a pannello col discorso del nostro purgatorio, quindi è stato molto interessante avere questo approfondimento. La mostra si concluderà domenica, Ok, quindi abbiamo ancora qualche giorno, ora qualche weekend. giorno. Bene. Vi Plastico aspetto. Cene al Magazzino 26. Un saluto a tutti voi, grazie e fate passaparola e grazie. Grazie ancora, così andiamo avanti con il primo obiettivo dell'Europa, che è quello di diffondere, insomma, questi temi. Ecco. Grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao, Ciao, buona ciao, ciao a serata. tutti.